te li posso contare gli alberi, tutti gli alberi di questo terreno, uno per uno. Questi li sentiamo come veramente componenti della nostra famiglia. Non c'è cura per un ulivo malato. Non c'è cura. Di xylella si è iniziato a parlare in Puglia nell'ottobre 2013. Io non potevo credere ai miei occhi. Persino Aristotele diceva che bisogna conservare gli ulivi. Sono patrimonio della nostra regione. Rischiamo di andare in galera perché stiamo proteggendo una pianta di olivo plurisecolare e millenaria. Non ha mai avuto delle altre patologie? Sì, ne ha avute tantissime. Oggi come mai rischia l'estinzione? Il tutto dipende dalla quantità e qualità della sostanza organica. Every pest, every bacterial attack, every fungal attack is a symptom of a toxic agriculture. L'aspirina non l'hai presa mai. Vogliamo lo stessi diritti della Spagna. La nuova agricoltura del mañana, no? Es decir, desplazar a todos los pequeños agricultores. Ma come si fa a fare lo scambio tra finanziamenti e abbattimento degli ulivi creando dei deserti? Ho stimato dai 3-4 miliardi di euro il valore economico che si sarebbe mosso con un semplice batterio. Questa si chiama agromafia. Ho detto delle cose scomode, continuo a sostenere che quello che si sta facendo in Puglia con le olive è solamente un metodo. If the olive tree knew how to be healthy over these centuries, surely it's not the tree that went wrong, but your farming system that went wrong. Instead of cutting the tree, cut down the poison cartel.